Beh, diciamo una parte integrante del nostro programma. Noi per stare in Europa vogliamo più Europa anche dal punto di vista del coordinamento delle politiche economiche, fiscali e del coordinamento del sistema bancario. Quello che abbiamo proposto è un programma per l'Italia che guardi a rilanciare la nostra produttività e l'impresa, quindi un programma di risanamento del debito pubblico, di freno della spesa pubblica, per poi recuperare risorse da mettere sugli incentivi al lavoro, soprattutto giovanile. Questo dovrebbe permetterci di andare con una maggior credibilità in Europa, a entrare a far parte di quella che per ora è una coppia franco-tedesca in cui vogliamo entrare. Vogliamo entrare, diciamo, agganciandoci al progetto di Ministro delle Finanze europee, agganciandoci al progetto di una corporate tax europea, aumentando il bilancio dell'Unione e muovendoci sempre in avanti sull'unione dei capitali e sulla regolamentazione comune del sistema bancario. Beh, prima di tutto cercando di focalizzare anche l'Unione Europea sul fatto che l'immigrazione verso l'Europa non è soltanto un'immigrazione di rifugiati, ma è un'immigrazione economica, perché dall'Africa ci sono persone che vogliono venire a lavorare, ma in Europa c'è una domanda di immigrazione economica. Quindi questo non lo possiamo negare, lo dobbiamo semplicemente affrontare, tenendo in considerazione prima di tutto il nostro calo demografico e quindi la sostenibilità del nostro sistema di previdenza sociale. Italia e Germania sono gli stati che hanno un declino demografico maggiore in questo momento. Seconda di poi quelle che sono le esigenze di un'economia e di un fenomeno migratorio che deve fondarsi sull'immigrazione circolare. Quindi alcune possibilità di venire a lavorare in Europa per gli immigrati, cercando di non creare irregolarità, la possibilità di rientro che deve essere anche incentivata dall'Unione Europea, ma anche di rientro volontario, cercando di basare le nostre relazioni con gli stati di origine dei migranti su una politica di visti, una politica attiva anche a livello di Unione Europea che riguardi anche l'immigrazione lavorativa, perché soltanto intrattenendo questo tipo di relazioni noi possiamo contare su un partenariato sugli stati africani, perché ora come ora le rimesse degli immigrati sono molto più consistenti degli aiuti allo sviluppo che possiamo dare. Quindi la migrazione circolare è l'unica prospettiva realistica che possiamo avere nel breve periodo. Beh, in Europa diciamo noi porteremo soprattutto la proposta della federazione leggera, quindi di un'Unione Europea che acquisisce veramente una competenza unica e uniforme in materia di politica estera, in materia di difesa, anche in materia di avere una reale border guard comune, polizia di frontiera che non sia la somma delle polizie di frontiera degli Stati membri, ma che abbia una forza comune, delle linee direttrici comuni e anche una responsabilità comune per quello che fa, perché diciamo le istituzioni europee poi devono applicare i trattati, quindi da questo punto di vista è molto importante averla in stati che invece vogliono costruire muri come l'Ungheria e la Polonia, che hanno un atteggiamento molto più conflittuale nei confronti anche di quelli che sono i rifugiati. L'altro punto fondamentale è bilancio europeo con risorse proprie per avere degli investimenti europei forti in materia di sviluppo tecnologico, di ricerca, di economia dello sviluppo. Quindi l'idea di avere delle tasse uniformi a livello europeo, come può essere una web tax, una corporate tax, una carbon tax, e un incremento diciamo di quello che può essere un contributo in termini di IVA per poter fare delle politiche reali a livello europeo che possano anche compensare le destabilizzazioni a livello macroeconomico, cosa che finora non si può fare. Beh, naturalmente una sponda forte è la Francia, si è posizionata già su questi temi in un senso che è quello che anche dal nostro punto di vista ci piace molto. Li dobbiamo portare con noi su altri punti come quelle delle politiche migratorie, su cui invece la Germania è più attiva e più diciamo aperta anche alla questione dei flussi migratori lavorativi. La Germania ha una politica migratoria attiva nel senso dell'immigrazione economica e speriamo comunque di avere un interlocutore tedesco che con la grande coalizione sia più aperto a quell'idea di Europa che abbiamo noi,
di quella che sarebbe stata la Germania con la coalizione Giamaica, in cui un forte ruolo dei liberali sul Ministero delle Finanze, secondo me, avrebbe magari rallentato quello che invece è il progetto di mettere in comune la governance economica dell'Eurozona e dell'Unione Europea in generale.